Oggi visitiamo il quartiere Piazzo, un vero e proprio borgo di origine medievale, posizionato su un colle ai piedi del quale si estende la città di Biella. Si può raggiungere Piazzo in macchina, a piedi, o utilizzando la panoramica e sempre bella funicolare che si inerpica fino in cima al colle dal 1885. Arrivati sulla cima dell'altura, il borgo si offre allo sguardo testimoniando le sue origini risalenti al XII secolo. Un'architettura che ben si concilia con gli interventi successivi in cui le antiche vestigia vengono ampliate e ristrutturate sia in periodo rinascimentale che in epoche più recenti. Qualche passo sotto i portici, tra antichi negozi, graziosi ristoranti e pasticcerie, e ci si trova proprio al centro di Piazzo. La bellissima piazza Cisterna è circondata da edifici d'epoca che sembrano incorniciare l'antico palazzo del comune. L'adiacente piazzetta San Giacomo accoglie la chiesa parrocchiale dedicata all'omonimo santo e fa bella mostra di sé anche il magnifico campanile in stile gotico romanico. Sia la chiesa che l'adiacente campanile sono gli edifici più antichi ancora presenti a Piazzo e sono risalenti al 1200. Proseguendo sul corso principale si nota l'imponente Palazzo La Marmora. La facciata attuale, in stile neoclassico risorgimentale, fa parte di una struttura molto ampia riferibile storicamente al casato dei Ferrero La Marmora. Ben visibile, mentre si scende verso Biella, è la parte del complesso che riporta alla struttura su cui svettano la torre ed i muri merlati. Attraversiamo la vicina Porta della Gorla e la nostra breve visita a Piazzo termina qua, anche se il borgo merita decisamente una visita più approfondita. Speriamo che il video vi sia piaciuto, e qualora sia stato di vostro gradimento vi invitiamo ad iscrivervi al canale Andalas. Anche un commento ed un mi piace sarebbero graditi. Grazie ed al prossimo video!